Ciao a tutti, oggi faremo la crema di nocciole nonché la tradizionale Nutella. La differenza tra questa crema e la Nutella è il fatto che la Nutella contiene l'olio di palma e contiene l'olio, cosa che in questa crema di nocciole non c'è, quindi la rende molto più sana e diciamo che è un peccato non mangiarla. Si può mangiare benissimo senza sensi di colpa, anzi vengono i sensi di colpa se non ve la mangiate. Allora, gli ingredienti sono bisogna dire che questi due ingredienti io me li sono preparati prima e sarebbero 200 g di zucchero integrale. Io sto usando questo, uso da sempre questo, che è buonissimo, lo trovo al Natura Si, mascobato integrale delle Filippine, è ottimo. Potete usare anche quello che vendono nei supermercati, quello non proprio integrale, ma se non l'avete lo zucchero bianco. Io consiglio sempre lo zucchero integrale, anche nel sapore, ed è un sapore completamente diverso dalle ricette. Questo l'ho frullato perché, essendo integrale, ha una consistenza più terrosa, quindi tende a essere più grosso dello zucchero tradizionale, quindi se si frulla è ancora meglio. 210 grammi, ma anche 200 grammi va bene, di nocciole tostate, e poi sempre lo stesso discorso dello zucchero, le ho frullate. Mi raccomando, frullarle bene con un buon frullatore in modo che vengano come se fosse una pasta. Potete comprare, anche se la trovate, la pasta di nocciole, non ci devono essere nocciole a pezzi, se ce n'è qualche pezzettino va bene, però più frullate sono meglio verrà la Nutella. 35 grammi di cacao amaro, mi raccomando amaro, perché se lo mettete dolce poi viene troppo stucchevole, visto che già abbiamo lo zucchero. E 220 g di cioccolato fondente con la più alta percentuale di cacao possibile. Io sto usando questo della Coop, che ha il cacao al 70% ed è biologico ed è ottimo perché ha lo zucchero di canna, ma in commercio ne troverete tanti altri. Anche senza zucchero di canna non fa niente, l'importante è che sia fondente. E alla fine, per ultimo, 320 ml di latte, qualsiasi tipo di latte va bene, in questo caso sto usando il latte di soia. Molte volte metto il latte di nocciola proprio per richiamare il sapore delle nocciole della crema, ma va bene qualsiasi tipo, anche se siete vegetariani e non vegani potete mettere il latte animale. Allora, ho messo il cioccolato fondente dentro un pentolino che a sua volta è dentro una pentola più grande con dell'acqua. Praticamente sto facendo il classico bagnomaria per far sciogliere completamente, fino a che diventa una crema, il cioccolato. Per semplificare questa parte, iniziamo a mettere un po' di latte, non tutto, circa metà. E mescolare non troppo, perché si deve sciogliere da solo il cioccolato. Come vedete, qui è tutto sciolto, è diventata una crema. Adesso aggiungere gli ingredienti secchi, il cacao, la pasta di nocciole. Zucchero. E infine il restante latte.
Mi sembrerà a primo occhio che ci sono troppi ingredienti secchi e pochi liquidi, ma mescolando si assorbirà tutto. Allora, inizialmente dare una mescolata veloce senza metterlo sul fuoco e successivamente mettere di nuovo tutto il composto sul fuoco. Allora, andiamo di nuovo sul fuoco, sul bagnomaria di poco fa, nella stessa acqua, non spegnerla così si mantiene calda. Continuare a mescolare. Allora, come vedete si tendono a formare dei grumi tra tutti gli ingredienti secchi, cioè il cacao, lo zucchero e le nocciole. Quindi in questa mescolata, che dovrà durare circa 10 minuti, un quarto d'ora, e cercare con il cucchiaio di legno o con qualsiasi altra cosa vi venga meglio di prendere gli ingredienti secchi e schiacciarli verso la parete del tegamino, del tegame, quello che è, per cercare di sciogliere tutto, venire più omogenea possibile. Se rimane qualche nocciolina più grossolana, almeno personalmente a me piace che si sente la nocciolina. Un trucco che vi posso dare, io non lo faccio perché vi ho detto che mi piace sentirla, però potete anche, appena è pronta, potete anche frullarla con un mini bimmer a immersione, viene liscissima, però a me, siccome personalmente piace che si sente grossolana, non lo faccio, però se vi dà fastidio magari la volete liscissima, la potete frullare. E il fatto di lasciarla sul fuoco tutto questo tempo, proprio la dovete scendere quando è abbastanza calda, serve per allungare i tempi di conservazione, perché il latte arriverà a una temperatura così calda che poi si potrà mantenere più a lungo in frigorifero. Infatti io la tengo tranquillamente 15-20 giorni in frigo e si mantiene ottima. A proposito di questo, metterla in frigo è soltanto dopo che raggiunge la temperatura ambiente, e poi ovviamente calda a temperatura ambiente vi sembrerà che sia liquida, proprio resterà di questa consistenza, quasi una glassa, una cioccolata, però poi con la friggibilità del frigorifero tende ad addensare, a diventare proprio come la consistenza della Nutella. Più fredda è, più densa sarà, proprio una crema spalmabile. Allora, è pronta, vedete che liscia. A questo punto versarla in dei barattoli di vetro, mi raccomando di vetro e non di plastica. Per evitare che vi cada tutta a terra, cercare di mettere il tegamino più alto possibile. Con questa dose vengono circa due barattoli e poi ne rimane un po', che io solitamente verso in un bicchierino di carta. Ok, quindi questo è il risultato finale. Mi raccomando, i coperchi non metterli subito, perché altrimenti tende a fare umidità e diventa brutta. Appena è fredda, chiuderla e metterla in frigo dopo parecchie ore. Se per esempio la fate la sera, potete lasciarla benissimo tutta la notte fuori e metterla l'indomani mattina. Se la fate la mattina, la mettete in serata, insomma, calcolatevi circa 8-9 ore che può stare fuori dal frigorifero per poi riporla in frigorifero. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta e ci vediamo nel prossimo video. Mi raccomando, fatela e non ve ne pentirete, ve ne potete mangiare un barattolo in mezz'ora, scherzo. Alla prossima, ciao.